Io ti penso spesso, sì, però non tutti i giorni. Cerco di analizzare questa frase da 20 anni, ma non l'ho capita. Anzi, una cosa l'ho capita. Sembra bella, ma non è bella. Ma l'autan e lo yoga possono coesistere? Non sono in contraddizione? E soprattutto, la luce del frigorifero si spegne veramente quando lo chiudiamo? Perché il benzinaio ti dice sempre un po' più avanti per favore? Un po' più avanti per favore? E perché lo dice sempre quando hai appena spento il motore? Scusi, non sono io il primo. Ah, e qual è il primo? Oh, il primo qua. Il primo è quello. Mi scusi, ma mi leva una curiosità, una volta per tutte. Ma perché il primo taxi della fila non è mai il primo? Cioè, qual è il criterio? Guardi che l'ha perso. E poi mi viene in mente la mia fissazione, il martello frangivetro. Davanti al martello frangivetro c'è un vetro. E allora come si fa a prendere un martello frangivetro all'interno di una bacheca di vetro se non con un altro martello frangivetro? Ma se in caso di emergenza io trovassi un oggetto frangivetro qualsiasi, ma perché dovrei rompere il vetro della bacheca del martello frangivetro e non direttamente i finestroni? Vabbè, andiamo, dai, forza. Ragionavo su questo e su altri trascurabili pensieri negli ultimi istanti. Poi sono morto.